Ciao. Beh, grazie di aver accettato di farti intervistare. Allora, tu hai un duplice ruolo, perché tu sei pescatore, dopo magari ci spieghi un attimo che tipo di pesca fai, cosa fai, e in più anche mi dicevi che come tecnico davi delle spiegazioni ai ragazzi alcini in pratica. Allora, adesso siamo in fermo biologico, c'è tutta la controversia del fermo biologico, eccetera. Il 15 c'è un incontro a livello romano con il ministro romano dell'agricoltura e della pesca. Ci dici qualcosa? Ci sono delle aspettative? Ci vuoi parlare un po' del fermo pesca anche da un punto di vista tecnico? Perché non se ne sa tanto in realtà. Beh, io posso dirti che il fermo pesca è sicuramente una cosa molto utile, però sembra che non sia proprio il sistema giusto per far ripopolare il nostro mare, che in questo momento versa in situazioni veramente gravi. Basta andare al mercato ittico e si può vedere la mancanza di pesce nostrano, ecco. Perciò ci sarà da adottare delle misure sicuramente più drastiche per vedere di risolvere questo gravissimo problema. Ancora più drastiche di quelle che sono adesso? Beh, sicuramente, oltre a intervenire con il fermo pesca, bisogna adottare anche sistemi di pesca, secondo me, che facciano meno danno possibile, ecco, tipo trasmigrare la pesca con gli allevamenti, dando dei buoni risultati in altre parti d'Italia, per esempio gli allevamenti di orate e di spigole. Magari si potrebbe tentare anche questa via anche da noi. Ma senti, una domanda da non esperto. Adesso c'è il dibattito forte all'interno del mondo della pesca su queste maglie da 50 mm, che dicono che praticamente, se ho capito bene, con queste maglie le osteggiano fortemente, perché dicono che per i nostri mari non va bene, non si adeguano, cioè praticamente i nostri mari sono diversi da quelli del mare del nord e quindi ci vuole un altro tipo di regolamentazione. In più ho sentito anche, mi dicono, che il pesce in realtà non è che sfugge, viene come sminuzzato. Su questo tema sai qualcosa tu? Ma io penso che le maglie di quella misura non andranno bene sicuramente per certi tipi di catture, come i calamaretti piccoli, le acquatelle, tutto quel genere di cose, che sono prodotti che vengono pescati quasi esclusivamente nel nostro mare, ecco, perciò bisognerà un po' vedere come intervenire in questa situazione. No, c'è una manutenzione. Approfitti del fermo pesca per sistemare la barca bene. Sì. Guarda che bella. Guardami bene come che sono messo. Come siamo messi? Dai. No, stai facendo manutenzione al peschereccio, no? Esatto, va. Sei bellissimo. Senza soldi. Facciamo manutenzione senza soldi. Allora sto fermo pesca ancora un mese. Non si sa. Cosa? 15 forse. Forse 15? Non so. Bisogna vedere cosa dicono a Roma, dici. Esatto. Intanto state approfittando un po' della... Intanto stiamo lavorando senza soldi, Andrea. Ma... è una bella cosa. Ciao. Ciao Jimmy, anni fa, non tanti anni fa, in regione c'era il progetto di fare una serie di tante piccole tenue artificiali, in pratica lungo la costa, in pratica. E so, questo progetto era visto come fumo degli occhi dai pescatori, dopo credo che si sia fermato, non mi sembra che si è prorogato, in pratica. E tu fai anche il pescatore sub, giusto? No, io faccio il sub professionista, perciò non pesco come subacqueo, io vado solo a guardare il mare e le sue bellezze. Ecco, ma di quel progetto che dopo si è arenato, cosa ne pensi? Che era una cosa che si poteva fare, poteva essere utile? Io penso che quello era un progetto da portare avanti, sia per quanto poteva servire per il ripopolamento ittico del nostro mare, ma poteva essere anche un indotto per il turismo subacqueo, ecco, perché basta andare, c'è un esempio qua nel nostro caro Mano, c'è un esempio di sassi
che fanno la protezione dell'erosione delle spiagge di Palestrina, basta fare qualche immersione lì per vedere tutte le bellezze che sono nate. Perciò si poteva proseguire su quella strada e portare avanti la sequenza di sassi, magari fino alla diga di Malamocco. Ma sbaglio, invece i tuoi colleghi pescatori in realtà non sono d'accordo con questo, o sbaglio? Sì, i pescatori in genere, e mi metto in mezzo anch'io perché lo sono anch'io, sono sempre un po' diffidenti alle nuove cose, ai nuovi indirizzi che si possono prendere, però penso che ne trarrebbero giovamento anche loro. Senti, dall'incontro che ci sarà il 15, cosa ti aspetti? Ma mi aspetto che i nostri amministratori prendano delle decisioni con responsabilità, ecco, bisogna portare avanti questa problematica con decisione e pensare anche al nostro futuro, non solo nell'immediato. Grazie Jimmy. Ciao.